Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i prodotti che ho finito nell'ultimo periodo per quanto riguarda beauty e make-up. Parto con il prodotto make-up e sono contentissima perché se mi seguite da tempo riuscirete a capire il perché e sarete contenta anche voi perché ho finito il blush di Wet n Wild nella colorazione Mellow Wine. Questo qua è stato nel progetto smaltimento make-up, vi lascio il video tra le schede giù nell'info box per non so mai quanto, un'infinità di tempo. L'ho finito utilizzando solo questo, c'è ancora qualcosa nel bordino, ma sinceramente per me è finito perché intanto con il pennello per prelevare il bordino me lo sono messo adesso e ci sto 6 ore perché non si preleva bene e poi ho tantissimi altri prodotti, quindi per me questo è da considerare finito, è stato un traguardo, sono stata bravissima. E niente, anche un bel blush, un bel colore, tiene bene, mi sta anche bene credo questo colore, però è infinito e non ne potevo più, sono contenta di averlo finito e non credo di riacquistarlo semplicemente perché è durato troppo, però il prodotto è buono. Poi ci sono due prodotti che non ho qua con me perché avevo lasciato a casa dei miei ed erano quasi finiti ma non mi sembrava il caso di portarli via, comunque vi lascio poi il filmato dove appunto vi faccio vedere nel dettaglio il prodotto e inoltre giù nell'info box come sempre trovate il link di tutti i prodotti che vi mostro con inci, prezzi e tutte le informazioni del caso. Il primo prodotto è il sapone liquido per mani di Arbor, che è lo stesso che produce Phytorelax. Era un sapone per le mani che mi è stato regalato da un'amica, si può trovare su Douglas, e era al rosmarino e menta, un buonissimo prodotto, una buona profumazione, si sente sia il rosmarino sia la menta, mi è piaciuto, lava bene le mani, una buona schiuma, non va a seccare la pelle, un bel boccione grande che dura anche parecchio, quindi buono, ve lo consiglio, costa sui 6 euro, ho visto sul sito di Douglas. Quella profumazione lì non c'è più, mi sa che è stata sostituita con quella menta e tea tree, comunque ci sono tantissime profumazioni e i prodotti venduti sono saponi liquidi e bagno schiuma. Io comunque ve lo consiglio perché è stato un buon prodotto, soprattutto però per la profumazione, bella rinfrescante, adatta a questo periodo più caldo. L'altro prodotto che ho lasciato dai miei ma che praticamente era finito era il bagno corpo della PH Bio all'Achillea, un prodotto ottimo, la profumazione mi ha fatto impazzire, buonissima, fresca, tonificante, adatta al caldo e mi è piaciuta veramente tanto. Il bagno schiuma in sé era molto buono, come quella alla calendula, li ho trovati molto simili, delicati tutti e due, lavano bene, una buona schiuma, non aggrediscono la pelle, però per, come profumazione mi è piaciuta di più quella all'Achillea perché era un po' più rinfrescante. Poi ho terminato questa mini taglia di bagno crema addolcente di BioPoint, mi era stato regalato da un'amica. Allora, la profumazione mi è piaciuta molto, molto delicata, dolcina ma non stucchevole, buono, effettivamente era una cremina, però una volta messo nella spugna e spalmato, strusciato sul corpo, era un normalissimo bagno doccia. Qui c'è scritto con burro di karité, burro di cacao, proteine della sete, estratto di peonia. Ecco, io non è che ho trovato un prodotto nutriente o chissà che cosa, semplicemente un buonissimo bagno schiuma, non male ma neanche favoloso. Ho terminato poi due deodoranti, allora uno è questo qua di Natura Amica, il Deo Vapo Luxe senza profumo, certificato IAB, 0% alcol, parabeni, alluminio e alluminio. Allora, non mi è piaciuto, i deodoranti Natura Amica mi piacciono molto quelli roll-on, secondo me funzionano bene e non creano allergie, mi piacciono anche quelli spray, però col fatto che ci sono, che c'è appunto la pietra di rocca dentro, si va a intasare lo spruzzino, quindi è una cosa che odio, quindi alla fine mi piacciono i roll-on.
Questo qua mi era stato inviato dall'azienda, non mi piace per vari motivi. Intanto lo spray che non nebulizza ma vi fa fare il bagno e cola, quindi devo stare lì a strusciare e in ogni caso mi cola sempre tutto fino ai piedi. E poi perché io che non sudo mai perché non ho mai caldo e raramente puzzo, cioè proprio devono essere delle giornate strafaticose, stracalde, molto particolari, io con questo puzzo. Non so perché, sarà il pH della mia pelle con questo deodorante. Ma non mi sono trovata bene. Quest'altro deodorante invece è una mini taglia della presa alla Lidl in un set della linea Summer. È un deodorante spray 24 ore senza sali di alluminio. No, allora non è finito. L'ho utilizzato una volta. Sa di naftalina, quindi cassetti delle persone anziane con un retrogusto fiorito, talcato, era una roba da vomito. Inoltre mi ha preso la gola, l'ho spruzzato, ho fatto uno spruzzo in un'ascella, uno in un altro, non respiravo più, mi ha preso proprio la gola, ho iniziato a tossire. Quindi io non posso utilizzare questo prodotto perché per me è insopportabile e quindi lo butto. Non ha senso finirlo perché soffoco, mi viene l'asma anche se io l'asma non ce l'ho. Poi, sempre per il corpo, ho finito questa mini taglia di questo crema corpo preziosa, Petite Grain e Ylang Ylang idratante fatti a mano. Era un burro corpo che non mi è piaciuto perché era unto, lasciava proprio la pelle unta, come mettersi un olio. Quindi no, sarà che l'ho provato in un periodo sbagliato perché adesso si sta andando verso l'estate, fa più caldo anche se in realtà qua diluvia tutti i giorni, però no, era una mini taglia che mi aveva inviato gentilmente l'azienda, ma non mi è piaciuto. Per quanto riguarda il viso invece, allora getto la Konjac di Lady Green, questa qua, che mi è piaciuta tantissimo. Mi è durata anni, è vero che comunque io l'alternavo ad altri prodotti per la pulizia del viso, non andavo a utilizzare ogni giorno lei, però ragazzi io ce l'ho da anni, veramente non sto scherzando, se andate a cercare nei video vecchi la trovate, nella skincare routine soprattutto ve la mostravo e se la guardate è perfetta, non è muffita, non è sciupata, la butto via semplicemente perché essendo comunque una spugna, dopo anni, insomma anche batteri, anche a tenerla pulita comunque i batteri si depositano, quindi siccome tanto ne ho altre di Konjac, la butto. Mi è piaciuta tanto, bella morbida sul viso, lavava bene il viso, non era per niente aggressiva, faceva fare ai prodotti una bella schiuma, la utilizzavo anche senza ovviamente andare a premere sugli occhi. Mi è piaciuta tantissimo. So che a tante ragazze non è piaciuta perché dicevano che queste spugne si rompevano subito. È anni ed è perfetta, quindi non ho avuto questo problema e ottima, veramente ottima. Poi ho utilizzato questa Skin Station Black Mask in hydrogel purificante ed esfoliante detox con bava di lumaca, camomilla, vitamina E. Questa qua era strana perché sembrava di applicare i cerottini, quelli per i punti neri. Stessa consistenza del tessuto, stesso potere di adesione aderente sul viso e quando appunto l'andavo a togliere era proprio la stessa sensazione di quando si tolgono i cerottini per i punti neri. Non era ricco di siero, il siero non colava perché sembrava quasi che non ce ne fosse. Profumazione buonissima, con questa potete fare quello che volete, nel senso non vi scivola giù, rimane bene attaccata al viso, i buchi per gli occhi e per la bocca andavano bene, l'ho tolta e non ho trovato nessun tipo di beneficio, invece io ne sentivo parlare molto bene di questa maschera, ma non ho visto nessun tipo di beneficio e avevo la faccia completamente rossa, non mi bruciava, non mi prudeva, ma era rossissima tutta e questa cosa qua raramente mi succede, quindi per me è un no. Un altro prodotto che non è finito, ma che vado a buttare, questo contorno occhi alla pesca di Frenchy Andy. Non mi ricordo dove l'avevo acquistato, però l'ho preso prevalentemente per la confezione, molto carina, la confezione è stupenda, è a forma di pesca. Allora, la profumazione non sa di pesca, ma sa di rosa. Però a me piace la profumazione di rosa, ma questa è rosa di vecchia, cioè nel senso quelle profumazioni che non usano nemmeno più,
ma che usavano una volta, che si mettevano tipo le bisnonne, nemmeno le nonne, quelle saponette che usavano per profumare i cassetti. Cioè quella rosa proprio che, mio Dio no, è un gel molto liquido. Allora, perché lo getto? Intanto perché è un prodotto che non si assorbe molto facilmente, cioè rimani, almeno io rimanevo per tanto tempo con la zona bagnata da questo gel, poi una volta che si assorbe sparisce, non rimane appiccicoso e niente, però ci voleva veramente tanto, quindi se poi dovete uscire dovete anche calcolare il tempo che impiega questo prodotto ad asciugarsi, che è tipo un quarto d'ora. Però vabbè, uno dice magari lo utilizzo la sera, invece no, perché mi bruciava terribilmente il contorno occhi, non gli occhi, ma proprio tutta la zona. Non so per quale motivo, non mi si arrossava, però comunque mi bruciava. Sentivo, se poi mettevo la mano, sentivo proprio la zona calda. E visto che la zona del contorno occhi è comunque delicata, non mi sento di utilizzarlo e non mi sento neanche, nonostante io questo l'ho utilizzato 2 volte, non mi sento neanche di regalarlo a qualcuno, ad esempio a mia sorella o a qualche amica, perché, ecco, preferisco buttarlo via. L'avevo pagato pochissimo, mi dispiace perché buttare via prodotti non mi fa mai sentire bene, però ho talmente tante cose che non ha senso continuare e magari andare a creare dei danni per finire un prodotto che tanto non mi piace, quindi niente, lo butto. Magari tengo la scatolina, ma quello lo getto. Poi ho terminato questi dischetti di cotone di Primark, 120 dischetti, 75 centesimi. I dischetti di cotone non li utilizzo più per struccarmi, però a volte con dei tonici che ho non posso nebulizzarli, serve per forza il dischetto, quindi li vado a utilizzare. E poi ho questi dischetti qua di cotone, li utilizzo al posto del cotone, quello idrofilo che si compra in farmacia. Se ad esempio mi devo disinfettare qualche taglietto, se devo fare qualcosa alla gatta, tipo magari pulirgli gli occhini. Quindi sono i dischetti di cotone, io sono quelle cose che compro sempre, che tengo sempre in casa, ma che per struccare non utilizzo più e cerco di utilizzarne, ecco, il meno possibile, ma comunque li tengo perché in caso di emergenza questi sono utili. Li utilizzo anche per togliere lo smalto dalle unghie. Infine ho utilizzato un po' di campioncini, mi sono resa conto che sono piena di campioncini e devo iniziare a smaltire campioncini e mini taglie come se non ci fosse un domani, perché anche quelli scadono e non ha senso. Allora, intanto, crema viso per pelli miste con estratto d'elicriso e olio di mandorle dolci di La Mande. È una crema pastosissima da stendere, pesantissima da stendere, ci vuole la cazzuola veramente per stenderla. L'ha notata anche mia sorella perché l'ho fatta provare anche a lei. Con questo campioncino ho fatto 5 applicazioni io e una lei, perché ne basta poco perché altrimenti, ragazzi, non si assorbe più. Però comunque poi una volta assorbita non unge, non appesantisce la pelle. Come crema alla fine mi è piaciuta, ma è talmente noiosa da stendere che non l'acquisterò mai. Poi ho utilizzato il detergente ultra delicato Comfort Zone, questa qua, la linea appunto delicata, ha un buon odore ed è un buon prodotto delicato. I prodotti Comfort Zone a me piacciono sempre. Ho utilizzato poi un campioncino e l'altro lo getto di maschera per i capelli Ecolab. Allora, no, 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 intanto puzza. Ho dovuto lavare nuovamente i capelli e c'è pochissimo prodotto dentro ogni campioncino, cioè o avete i capelli rasati, tipo corti così, e allora riuscite a utilizzarlo, se no con un campioncino veramente non ci fate niente, ma ho dovuto rilavare i capelli, quindi l'altro campioncino non lo utilizzo e neanche lo vado a regalare, lo butto perché proprio non mi è piaciuto. Poi ho utilizzato 2 campioncini di latte struccante Melissa di La Saponaria, senza risciacquo, e l'ho risciacquato, ha un buonissimo odore ma strucca poco. Io ho utilizzato per un'applicazione sola tutti e 2 i campioncini, ma strucca poco. Ho utilizzato poi il latte corpo idratante elasticizzante di Verde Sativa, è una buona crema, è una crema leggera ma allo stesso tempo idratante, ha una profumazione buonissima.
Però sa di tipo di verdura, di una qualche verdura che non mi viene in mente, ma buona, mi piace, ma non so quale verdura possa essere. Comunque mi è piaciuto, anche i prodotti Verde Sativa sono molto buoni. Poi ho utilizzato questo shampoo latte di avena di Cloran. È buona, ha una buona profumazione di pulito, fa tanta schiuma, lava bene i capelli, mi è piaciuto. Poi ho utilizzato Fluido Corpo al miele di Bioficina Toscana, un buonissimo prodotto, leggero, idratante, si assorbe bene, eccetera. E anche quello all'olivello spinoso. Sono due prodotti, non credo che esistano ancora. Pensate da quant'è che avevo questi campioncini. Buoni, mi sono piaciuti tutti e due, anche le profumazioni buone, tutte e due. Non so se li fanno ancora. Ed infine il detergente intimo della linea L. Di Natura House, pH 5.5, io in genere preferisco pH un pochino più bassi, un po' più acidi, per la zona intima. Comunque è un buon prodotto, il problema è che ha una profumazione, sa di cimitero, i fiori del cimitero. Quindi no, no per la profumazione e per il pH. Bene, questi erano i prodotti che ho finito. Fatemi sapere che cosa avete finito voi e che cosa mi consigliate da provare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!